Facciamo un breve rilassamento fisico, rilassando piedi, gambe, addome, torace, le braccia, le mani, la schiena, il collo e la testa. Rilassiamo la mente, lasciando andare i pensieri, acquietandola. Cerchiamo di calmare le emozioni attraverso una respirazione calma e regolare, ritmica. Ognuno ha il suo ritmo. Se sentiamo il bisogno di rilasciare tensione, possiamo inspirare dal naso ed espirare dalla bocca soffiando per 3 volte. Acquietiamo la mente attraverso il respiro per raggiungere un livello alfa di frequenza cerebrale. Portiamo l'attenzione al centro del torace, nel plesso cardiaco, nella ghiandola del timo. Abbiamo già fatto un lavoro precedente a questo, inerente alla ghiandola del timo. Abbiamo detto che essa presiede al ringiovanimento organico, presiede le guarigioni, è la ghiandola che si atrofizza velocemente quando subiamo dei forti stress. Quando siamo piccoli, la ghiandola pesa 40 grammi, ad esempio, circa, e da adulti o in punto di morte può arrivare a 4-5 grammi. Si riduce della metà per un forte stress, addirittura nel giro di 24 ore. Immaginate com'è veloce questo processo di deterioramento, di ritrazione dell'energia, di contrazione, di entropia. E allora cerchiamo ancora una volta oggi di aiutare questo processo di rigenerazione della ghiandola del timo, portando una piccola sfera di luce al centro di questa ghiandola. Immaginiamo questa luce che si carica sempre di più, diventa di un caldo colore giallo elettrico, quasi bianco. Illumina tutte le cellule che compongono questa piccola ghiandola bilobata che si trova al centro del torace, davanti al cuore, nel plesso cardiaco quindi. La ghiandola del timo ci connette alla spiritualità anche, ci dà l'opportunità dell'elevazione. E allora assumiamo questa responsabilità, assumiamoci la nostra responsabilità di espandere la nostra coscienza, di espandere la ghiandola del timo, di rigenerarla, di nutrirla, di aiutarla a rigenerarsi attraverso le cellule staminali affinché possa tornare ad essere funzionante al suo livello ottimale. Facciamolo con consapevolezza, con la volontà di collaborare con noi stessi, senza porci dei limiti,
ma soprattutto senza accettare i limiti imposti da altri. Siamo esseri di luce, infiniti, con infinite potenzialità. Usiamole, mettiamole in atto. Permettiamoci di essere di più, di essere oltre, oltre i nostri limiti attuali. Torniamo alla ghiandola del timo e alla luce che abbiamo acceso in essa. Facciamo sì che questa luce pulsante, viva, sia anche completata dal nostro amore per questa piccola ghiandola. Perché l'amore è coscienza, l'amore nutre, l'amore è vita. Rivivifichiamo la ghiandola del timo per aiutare il corpo a rigenerarsi, per aiutare l'anima ad elevarsi, per aiutare lo spirito a riconnettersi con questo corpo e con questi veicoli, qui ed ora. La parola timus nasce da una radice che significa fumo, il fumo delle celebrazioni sacre, che sale verso l'alto quindi. E allora vuol dire che questa piccola ghiandola ci può aiutare a salire verso l'alto, ad elevarci oltre la nostra sfera attuale. Prendiamo coscienza di questo. Tuffiamoci dentro questa realtà che è nostra. Ora è un'immagine di libertà, di respiro, di naturalezza, di gioia, di luce. La ghiandola del timo è al centro del mio essere, del mio corpo. Porto la coscienza al centro del mio corpo. Voglio diventare consapevole di poter spostare la mia coscienza ovunque nel cosmo. Per ora sono in un corpo fisico e devo vivere la mia realtà di esperienze materiali, emozionali e mentali. Ma ho anche il diritto di aspirare a qualcosa di diverso, di più ampio, di maggior respiro. Ascolto me stesso. Ascolto le esigenze di me stesso, i desideri di me stesso, le aspirazioni di me stesso. E non dobbiamo avere paura di cadere in desideri legati alla materia o che possano essere definiti infimi o piccoli. Ricordiamoci che dietro di essi c'è un messaggio diverso e che quella cosa che può apparire misera o piccola, in realtà è soltanto espressa con un linguaggio limitato. Dietro quel messaggio c'è un respiro più ampio, è quello che dobbiamo cercare sempre. Una chiave di lettura più ampia, su un livello diverso. Ci dobbiamo all'inizio un po' sforzare, immaginare, creare con l'immaginazione e lentamente impareremo a dialogare con questa fonte, con questi desideri, con questi aneliti, aneliti di infinito, ma proiettati nella materia, limitata e limitante. Quindi concediamoci anche uno spazio per sognare, perché quello
quel modo di sognare, quella fantasia, è in realtà la vita in evoluzione. È creatività. È la creatività di Dio, del Dio che è in me, in te e in tutti noi. E in ognuno di noi apparentemente chiede qualcosa di diverso. In realtà chiede sempre la stessa cosa, la manifestazione, l'espressione, l'essere. Manteniamoci in uno stato di rilassamento riflessivo e aperto a qualunque connessione e meditazione sul nostro vero essere. Ascoltiamo il suono che si espande. Si propaga nello spazio cerchiamo di essere come il suono che va in ogni direzione non è localizzato in un punto ma si espande attraverso l'etere È circolare, è sferico, non è lineare. Che la nostra coscienza diventi sferica e non più lineare, diventi quantica, non più meccanica, e ci insegni a comportarci non da particelle, ma da onde. Lentamente torniamo nel corpo, prendiamo coscienza degli arti, delle mani, dei piedi, dell'ambiente in cui siamo seduti, nel qui ed ora, della sfera fisica. Lentamente riapriamo gli occhi, quando ce la facciamo, con calma. Grazie per averci seguito, alla prossima!